Ciao a tutti e benvenuti su Software Undercover, io sono Darkblade e oggi vediamo la recensione del mirino Red Dot replica EOTech 553. Incominciamo come al solito dalla scatola che è tutta nera, non presenta nessuna etichetta a parte questa qui, in cui viene indicato il colore e il modello e dove è stato fabbricato, e in più una piccola anteprima del contenuto, diciamo. Poi qua c'è questo piccolo disegno. Aprendo la scatola troviamo subito il libretto di istruzioni, che ci indica come funziona e come inserire le batterie. Poi troviamo questa pellicola di gomma piuma che protegge il nostro EOTech, un po' sottile però vabbè. Poi troviamo questo coriandolo che serve in teoria a pulire la lente del nostro EOTech, e infine l'EOTech. Questo è il modello con logo incisi e con varie iscrizioni. Questo è il modello con sgancio rapido per la slitta Weaver da 20 mm. Basterà girare questi pernetti e entrerà saldissimo nella nostra slitta. Quindi è anche un modo molto più veloce della solita vitina che va avvitata. Scusate il gioco di parole. Per inserire le batterie bisogna alzare questa linguetta e verrà fuori questo sportellino, che è l'unica parte in ABS, diciamo, plastichetta, e ci rivelerà la presenza delle batterie. Le batterie sono due AAA, facciamo un po' di pubblicità all'Energizer, e vanno inserite così, più e meno, il più dove ci dice più e il meno dove ci dice meno. Poi troviamo sul lato sinistro la scritta L3 EOTech, infatti questa ne è la replica. Poi varie scritte che indicano che è solo a scopo militare, e qui le avvertenze riguardo alla presenza di laser interno. Ok, qua dietro il mio risulta un po' rovinato, ma non fateci caso perché è da un po' che lo uso. Troviamo i tre tastini, dunque questo per accenderlo e per aumentare la luminosità, questo per diminuire la luminosità e premendoli entrambi per spegnerlo, questo per la night vision, ovvero per farlo diventare da verde a rosso o da rosso a verde. Ora ve lo faccio vedere, è quello lì, metto qualcosa sotto così vedete. Come notate non ha alcun effetto ghost, soprattutto durante il giorno. Quando aumenterete la luminosità farà dei piccoli lampeggini, quando sarà al massimo, nonostante voi premiate, non andrà più. A massima luminosità c'è un leggerissimo effetto ghost che ora cerco di farvi vedere, ma solo durante la notte. Durante il giorno bisognerà utilizzare la massima luminosità e non comunque si vedrà l'effetto ghost. Night vision, questo è rosso, per spegnerlo tutti e due insieme. Ok, sulla sinistra troviamo le due ghiere di regolazione e altre scritte che lo rendono più realistico. La lente posteriore, che è quella che vedete ora, nonostante sembri che faccia tutto questo riflesso, in realtà non è vero. Come notate adesso, vedendo dalla lente, non ne fa. Era solo un problema di messa a fuoco della videocamera e delle luci che ci troviamo in testa. Il Red Dot, completamente costruito in metallo, a parte, come detto prima, lo sportellino per le batterie in plastica, è veramente solido. L'ho usato un po' e mi ci sono trovato davvero bene. Il prezzo è altino, si aggira sui 60-70 euro, dipende dal sito dove lo trovate. Io l'ho acquistato da un Tango Point
come tango lento nelle spedizioni, ma alla fine qua è il mio prodotto, un Eutech 553 della Bravo Equipments. Il video finisce qui, ci vediamo martedì.